Una grande, appassionata e meritata festa, tutto in grande stile, in una ventilata e calda serata di un venerdì di agosto inoltrato, in cui la passionale L'Equile è stata protagonista del taglio del nastro del quinto Lecce Club Peppino Palaglia. Nato in via Manzoni e intitolato allo storico e mai dimenticato ex medico sociale dell'Unione Sportiva Lecce. Una bandiera, un vero e proprio bagno di folla ovviamente a tinte giallorosse in onore di colui che è stato protagonista di un pezzo di storia durato circa 40 anni della società salentina e a cui è ancora profondamente legato. È molto semplice dire che sono emozionato, ma è la verità. Quinto club ad un medico è già qualcosa di straordinario, fatto nella mia terra, nelle mie zone, e mi rimane dei 40 anni questo grande affetto della gente, che è il massimo che uno possa desiderare. Nonostante abbia lasciato il Lecce da 3 anni, questa è la dimostrazione di quanto bene mi vuole la gente. E mi inorgoglisce tutto e mi entusiasma. L'Equile mancava da 30 anni quasi il Lecce Club, è stata un'iniziativa nata per caso, per gioco, però ho avuto sempre l'idea di intitolare il Lecce Club al grande Peppino, che indipendentemente dal fatto che fosse un amico rappresenta la vera storia del Lecce. In tantissimi hanno preso parte alla serata di inaugurazione, gente comune, amici di una vita di Palaglia, addetti ai lavori e numerosi volti noti, tra cui gli affetti di sempre. Mirko Vucinic, Francesco Moriero, Fabrizio Miccoli, Pasquale Bruno, ma non solo. Una giornata importante, tutto in onore del dottore Palaglia. Sì, importante come importante stesso dottore nel Lecce calcio, nel Lecce città, nel Lecce tutto. È un piacere venire qua e dare un omaggio a lui, perché comunque ha meritato questo. È un grande onore essere qui questa sera, ma il dottore Palaglia lo conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna insieme ad altri miei colleghi di poter vivere col dottore Palaglia, per cui non potevo mancare. Sono arrivato qui da una settimana, appena mi è stato riferito del quinto club al mio grande dottore, non potevo mancare assolutamente, per me è un grande onore. In Lecce ci sono gli immortali. Immortali, parlo di Lo Russo, Pezzella, Iurlano, Cataldo, Semeraro, e poi ci sono quelli che hanno fatto la storia. Lui ha fatto la storia, 40 anni di storia, io 4 anni ho fatto una paginetta, Vucinic lo stesso, Moriero lo stesso, quindi confronto a lui siamo piccoli. Quando si parla di Lecce, quando si parla di Peppino Palaglia, lui è stato tantissimi anni nel Lecce, ha accompagnato la mia, diciamo, prima adolescenza, poi mi sono fatto più grande, abbiamo sempre seguito a casa sempre Lecce, e Peppino fa parte dei nostri giorni, quindi lui si meriterebbe questo ed altro. E ovviamente non poteva mancare il numero uno di via Colonnello Costadura, il presidente Saverio Sticchi Damiani. Bellissimo che queste iniziative di Lecce Club, che nascono non solo all'interno del Salento ma un po' in tutta Italia, in questi ultimi anni davvero si moltiplicano, segno che c'è un grandissimo entusiasmo, che la gente ha voglia di aggregarsi intorno a Lecce. Devo dire che questa sera gli amici di L'Equile hanno realizzato qualcosa di straordinario, un nuovo Lecce Club dedicato al nostro dottore Palaglia, che ha dedicato davvero la sua vita, tanti anni di professione al Lecce Calcio. E subito dopo, a pochi metri, si sono esibiti in piazza San Vito Enzo Petrachi e la Folk Band.